È triste la casa desolata. Non ti sembra? Ricordi che ci hanno detto? Chiederanno davvero il divorzio? Oh, non lo so. Non sopportano che io e te siamo tanto amici. E se invece si odiano? Ma noi non dobbiamo cedere. Sai da chi dipende tutto? Da che? Ci vorrebbe un bambino nella nostra casa. Un bambino per noi o per voi? Per voi? Un bambino robusto? Sarebbe sempre occupata la mente di tua moglie, che sarebbe meno litigiosa. Prova ad adottare un trovatello e poi mandala a chiamare. La maternità fa miracoli. Felli, ho l'impressione che questa sia una buona idea. Ma certo che è una buona idea. Sono i matrimoni sterili che rendono nerviose le donne. Invece con un bambino le donne, cioè le madri dei bambini, sono più tranquille. Vi ci vuole un trovatello. Ma anche il tuo è un matrimonio sterile. La mia moglie è grassa e perciò è meno nerviosa delle magre. Già, meno nerviosa delle magre, con quegli schiaffioni che ti ora. E il bambino chi lo manterrà fino all'età adulta? Ma io... Andiamo. Dove andiamo? Andiamo ad adottare un bambino. Maschio o femmina? Andiamo, maschio o femmina. Dove metti la testa? Buonasera. Buonasera. Cosa desiderano? Desideriamo 4 ottimi geletti. Sì, signora, di che cosa? Di che cosa li è? Di fragola, ananas e vaniglia. Come li preferisci? Io voglio il cioccolato. Mi dispiace, il cioccolato è finito. Ce l'ha di pistacchio? No, signore, mi dispiace, ma è finito anche il pistacchio. È finito il pistacchio? Sì. È finito il pistacchio. Che altri gelati sono finiti? È finito il mandarino, è finito l'arancio, il ribest e il cioccolato. Va bene, non prenderò il cioccolato. Ma il signore te l'aveva già detto parecchie volte che è finito il cioccolato. E io ho detto al signore che non voglio cortesia, il cioccolato. Ho 4 gelati di qualsivoglia qualità, prego. Va bene. Di che cosa è? Di cioccolato. Ma gli ho appena detto che io... Ma... Scusi, ma non ho che biglietti da $5. Addio, mondo cane! Addio! Addio! Oh, Betty! Butto io. Uno, due,
Salve. Grazie, un nastro bianco? Congratulazioni. Grazie, signore. Oh, tieni, io vado a vedere se le nostre signore sono tornate. È piena. Figurati che sorpresa. Cucci, 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 cucci. Cucci, cucci, cucci. Tesseruccio. T'ha risposto? Non è tornata. Nemmeno la mia? Oh, me lo sai, no? Che non vogliono più incontrarsi. Avanti. Lei è Mr. Hardy? Sì, signore. Un regaluccio. E di chi è? Di sua moglie che ha chiesto il divorzio. Ti compiango. Lei è Mr. Laurel? Sì, signora. Signore. Un presente. Anche a me? A causa della vostra amicizia, le signore sono sempre costrette a incontrarsi. Dovete rompere l'amicizia, se no il divorzio sarà dichiarato. Questa è una prepotenza che non sopporto io. Ecco le carte di adozione a tuo nome. Beh, ci vediamo, eh? E dove vai? Un po' in giro. Ma non puoi lasciarmi così con questo piccolo. Perché? Perché? Perché sei stata proprio tu a farmelo adottare. Ma io che c'entro con lui? Tu che c'entri? Tu che c'entri con lui, mi chiedi? Ma tu sei il solo responsabile di tutto. Quando ti ho chiesto chi l'avrebbe mantenuto fino all'età adulta, tu mi hai risposto, ma io! Volevo dire, ma io non lo so. Volevi dirlo, ma poi non l'hai detto proprio niente. Io non voglio entrarci in questa storia. Ho il mio avvenire. La mia carriera da difendere. La tua carriera. E allora io? Non ce l'ho la mia carriera? E sarà sempre spezzata. Prometterai che vada a dischiudere il divorzio? Ah sì, vuoi rompere l'amicizia? So che il divorzio non avvenga. Oh! Tu non uscirai vivo di qui. Oh, ma vuoi uccidermi? Oh, oh sciocco, hai svegliato. Vai in cucina a prendere il latte, fa presto. Thank you.
Mamma, scalzone. Mi domando che cosa avrà. Non lo so. Forse ha fame. Dagli qualche cosa da mangiare.